Ciao, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi vi propongo il make-up che ho realizzato per la mia laurea. Se vi può interessare, seguite il tutorial. Dopo aver idratato la mia pelle, passo all'applicazione del correttore e lo applico solo sulla palpebra superiore. Lo spalmo poi con il polpastrello dell'anulare. Con un vecchio eyeliner cerco di colorare in maniera più omogenea possibile la palpebra. Aiutandomi poi con l'ausilio di un pennello a setole piatte e corte. Con la palette Sweet Peach e prendendo il colore Temptying cerco di omogenizzare ancora di più il nero. Dopodiché prendo un ombretto dorato di Lancôme e cerco di rendere la palpebra dorata il più possibile nella parte interna e al centro. Adesso con la palette di Dior prendo il dorato e lo applico col polpastrello, soprattutto nella parte centrale e interna della palpebra superiore. Questo è un dorato molto molto brillante. Dopodiché prendo sempre Temptying e allungo lo sguardo, scurendo la parte esterna dell'occhio e anche la piega. A questo punto prendo il colore Delectable e intensifico la piega dell'occhio. Riprendo nuovamente la palette Dior e prendo il colore argento e lo applico nella zona centrale dell'occhio senza andare troppo verso l'esterno. Questo serve per dare molta più luminosità allo sguardo. A questo punto, sempre la stessa palette, prendo il colore più bianco, che è un bianco pearlescente, e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Questo farà sì che lo sguardo risulterà più sveglio. Con una matita nera vado a tracciare il contorno dell'occhio interno, sia inferiore che superiore. Riprendo il colore Temptying e lo applico nella rima inferiore esterna, il più possibile vicino all'attaccatura delle ciglia. Con l'eyeliner vado a creare una linea abbastanza allungata, ma non troppo. E poi andrò a scurire la rima inferiore. Adesso applico un correttore diverso da quello applicato precedentemente nella zona delle occhiaie. Questo correttore è più coprente e più idratante. Adesso stenderò il mio fondotinta applicandolo sulla mano e con un pennello lo stenderò su tutto il viso. Anche nel contorno occhi.
riprendo il mio correttore e lo applico nella zona delle occhiaie. Lo stenderò poi con un polpastrello affinché il risultato sia il più naturale possibile. Adesso prendo la cipria e la tampono nel contorno occhi e nelle zone che tendono a ungersi prima. Infine la stenderò su tutto il resto del viso con l'aiuto di un pennello. Prendo la terra e scolpisco il viso. Non voglio comunque un contouring troppo accentuato. Adesso applicherò il blush per dare un bel tocco di rosa alle mie guance. Adesso prendo il colore Nectar e lo applico nella zona degli zigomi e all'interno dell'occhio. Con un piegaciglia piegherò, letterò la piega alle mie ciglia e infine applicherò il mascara. Abbonderò sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Adesso contornerò con una matita rossa le mie labbra e infine le riempirò con la matita stessa, perché così il rossetto sarà ancora più long lasting. Infine applicherò una tinta labbra matte di Chanel. Il tutorial è terminato, se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Ciao!